Nella prima partita di Coppa Italia di Eccellenza, il Foligno batte l'Assisi Subasio a Lenzo Boccacci per 2-1. Nel Foligno assenti Caccianelli, che mercoledì prossimo sarà sotto i ferri per il menisco, e Francioni per un infortunio all'ultimo istante. Rientra però, seppur partendo dalla panchina, Maurizio Peluso. Nell'Assisi Subasio invece assente il bomber Scavone. Pronti, via, Foligno subito in avanti, ma il primo a fondo di rilievo arriva dopo un quarto d'ora, quando Salvucci tenta di sorprendere Catarinelli, che però si salva in angolo. Ma è proprio sul corner a seguire che il piattone di Zanchi mette in rete per l'1-0. Al 25esimo addirittura sfiora il raddoppio il Foligno con Ginai, che serve molto bene Giabecucci, che si fa però ipnotizzare da Catarinelli. Nella seconda parte della gara, subito Foligno con 20 anni che trova Ginai, che si districa molto bene, ma il tiro non va. L'Assisi Subasio però non ci sta e prova a prendere il pallino del gioco. Armilei inserisce subito Peluso al posto di Salvuccio, ed è proprio da Peluso che parte l'azione del secondo gol. Serve Ginai, che è lesto a sfruttare un'indecisione di Lira Ferreira, che mette fuori causa anche il proprio portiere. L'attaccante Folignato insacca per il 2-0 tra le urla dei tifosi. Partita che si crede chiusa, ma non è così, perché l'Assisi Subasio trova il gol per accorciare le distanze con il numero 9 Carissimi, che dopo una bella triangolazione infila il portiere Roani con un bel diagonale. Poi ancora Foligno sul finale ci prova ancora con Ginai, che colpisce di testa su cross sempre di Peluso, ma Catarinelli dice no. Buona la prima per i Falchi, quindi Armilei soddisfatto. Siamo partiti, come si dice, con il piede giusto. La squadra ha fatto 30 minuti, secondo me, alla grande per come poteva essere la condizione e la condizione attuale. Poi ci siamo seduti e abbiamo smesso, come si dice, di giocare, di fraseggiare, e questo non va bene. E abbiamo sofferto per tutto il primo tempo. Poi il secondo tempo è stato un secondo tempo molto equilibrato. Abbiamo sofferto un po' all'inizio, poi con l'ingresso di Peluso la squadra si è rialzata un po' ha ripreso, sì, bravo, ha ripreso campo, e abbiamo fatto il gol del 2-0. E poi alla fine anche un'altra lì, volta sei un'altra fuori scena. volta, ci siamo un attimino riabbassati, e ripeto, queste sono cose su cui bisogna lavorarci e migliorare. Perfetto, grazie. Grazie.